Il book tag di oggi si chiama Convincimi e lo realizzo con Nick del canale Duca Von P. Ciao Nick, qui sotto metto il link al suo canale. Ma che book tag è? Io amo i classici, non solo quelli certo, ma quando leggo un romanzo di Charles Dickens, inginocchiati miscredente quando senti Charles Dickens o di Tolstoi. Ho detto Tolstoi, sulla tenti. O ancora di Dostoevsky, ho detto Dostoevsky, giù il cappello. Mi sento a casa e Nick non ama i classici e adora il genere chiamato Young Adult e il book tag riguarda questo. Io cercherò di convincere lui a leggere i classici indicando i punti di forza di questi libri e lui cercherà di convincere me a leggere il genere Young Adult. Come hai capito, è solo un mezzo per parlare delle letture che amiamo. Sappiamo entrambi che continueremo io a leggere soprattutto classici e lui Young Adult. Andiamo a cominciare e che la stella di quel satanasso di Alessandro Manzoni mi guidi e mi illumini. Innanzitutto, i classici non si leggono perché appartengono al passato e sono sopravvissuti a incendi, guerre e catastrofi, e allora ci tocca leggerli. Ma perché ci parlano del presente e persino di quello che ci potrebbe attendere là davanti. Non tutti, certo. Ci si muoveva in carrozza, si vestivano abiti ormai da museo e l'aristocrazia guidava il mondo. Ma a parte questi dettagli, questa cornice particolare e a volte molto interessante, quello che alcuni romanzi ci mostrano è di una verità e lucidità sorprendenti. Anna Karenina ci parla di un mondo da cui Dio se n'è andato, come scrivono alcuni critici, e l'amore, dice Tolstoi, senza questo punto fermo conduce alla morte. Il bello è che Tolstoi non sapeva di scrivere questo. Lui era un panteista, come diceva sua sorella che si era fatta monaca, ma divenne, io credo, un nichilista che svuotò il cristianesimo ortodosso di ogni dogma e fede per renderlo solo uno dei tanti movimenti progressisti che agitavano la Russia dei suoi tempi. E non sapeva di scrivere una specie di apologia di Dio mentre ne decretava la fuga o l'esilio. Proprio con Anna Karenina. Dostoevsky scorge il Novecento, quello che accadrà con il socialismo e che si riassume nell'idea: se Dio non esiste, tutto è permesso e la sua previsione si è perfettamente attuata, come si sa. Ma c'è almeno un'altra idea che lo rende attualissimo, quella della libertà dell'essere umano. Essere umano che dice 2 più 2 fa 5 e quindi ecco l'impossibilità di dominarlo, incasellarlo, renderlo sano e buono con l'educazione e la cultura e libero e sceglie perciò di andarsene sghignazzando all'inferno o di mandarci sui simili. Dickens invece ci illustra la ferocia di una società industriale che rende l'individuo una bestia. E questa opera di trasformazione, di annichilimento, inizia proprio coi bambini. Quasi in tutti i romanzi di Dickens ci sono bambini maltrattati, vittime di violenza o abusi, un po' come capita ancora adesso. Almeno all'inizio della sua produzione, Dickens dimostra una grande fiducia nell'essere umano. Può comunque raggiungere grandi traguardi dopo la prova durissima fatta di fame, disperazione, povertà. L'individuo, grazie alle sue qualità, emerge. Verso la fine della sua vita, però, subentra una visione ben più cupa. Quel sistema sociale che premia comunque i migliori, gli onesti, i buoni, basta sgobbare, essere onesti e infine si è premiati. È tutta una finzione. La forza, l'energia dei classici, o meglio, delle storie che diventano classici, è che, nonostante i limiti evidenti dell'autore, contengono molto di più. Fanno
Flaubert è enormemente superiore a Dostoevsky come scrittura e Madame Bovary è un classico, ma nei romanzi del Russo c'è una potenza e una lucidità che fa passare in secondo piano i limiti della prosa. Forse un classico è una storia che, pur usando l'elemento più debole del mondo, la parola, non c'è niente di più fragile, ne sbagli una sola e il senso della frase è compromesso, riesce a celebrare al meglio l'abisso che ogni essere umano racchiude. Forse. Lunga vita ai classici. Ma l'avrò convinto, Nick. Alla prossima e non per la gloria. Ma per il pane.